Ciao a tutti, oggi prepareremo il torrone goloso al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più 5 ore per il raffreddamento in frigo. Gli ingredienti sono cioccolato fondente, cioccolato al latte, cioccolato bianco, crema al pistacchio preparata con il Bimby, pistacchi non salati e granella di pistacchi per decorare. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale 300 g di cioccolato fondente e li facciamo tritare per 20 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale il cioccolato. Adesso lo faremo sciogliere per 5 minuti a 60 gradi, velocità 3. Trasferiamo una parte del cioccolato fuso in uno stampo. Con l'aiuto di un pennello in silicone spennelliamo il cioccolato fuso sia sul fondo che sulle pareti. Adesso riponiamolo in freezer per almeno 10 minuti. Trascorsi 10 minuti abbiamo ripreso lo stampo dal congelatore, adesso ripetiamo la stessa operazione. Versiamo il cioccolato fuso nello stampo e lo spennelliamo con un pennello in silicone sia sul fondo che sui laterali. Effettuato questo passaggio, riponiamo in congelatore lo stampo. Senza lavare il boccale, mettiamo il cioccolato bianco e il cioccolato al latte. E facciamo tritare per 20 secondi a velocità 8. Questa è la consistenza che avremo. Riuniamo leggermente sul fondo del boccale. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il Bimby per 5 minuti a 60 gradi, velocità 3. Aggiungiamo la crema di pistacchi che noi abbiamo fatto con il Bimby. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi a velocità 6. A questo punto aggiungeremo i pistacchi. Con la spatola amalgamiamo leggermente. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e facciamo amalgamare per 30 secondi con l'antiorario a velocità 3. Composto è pronto, trasferiamolo all'interno dello stampo. Dopo aver trasferito il composto all'interno dello stampo, copriamolo con pellicola trasparente e riponiamolo in frigorifero per almeno 3 ore. Trascorse le 3 ore, andremo adesso a preparare il cioccolato fuso per la base.
Mettiamo all'interno del boccale il cioccolato fondente e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo del boccale adesso. Facciamo sciogliere il cioccolato azionando il bimby per 5 minuti 60 gradi velocità 3. Abbiamo ripreso il nostro stampo dal frigo. Adesso verseremo il cioccolato fuso sopra la base, aiutandoci con una spatola e poi livelleremo bene. Con l'aiuto di una spatolina livelliamo per bene. Dopo aver livellato per bene, adesso lo posizioneremo in congelatore per 30 minuti circa. Trascorsa mezz'ora, abbiamo ripreso il torrone dal congelatore, adesso lo rimuoveremo dallo stampo e lo decoreremo con la granella di pistacchi. Torrone goloso al pistacchio. Grazie. E alla prossima ricetta!